where the movie started. Fizzing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and battles happen everywhere. I don't need any hero to save me. I don't know why the kids always crying. I've been thinking about all the captains, but we left in a wasted planet. Can you feel the spark of city light when it's day to night? Buongiorno! Allora, così non sentirete niente col vento. Comunque, terzo giorno a Los Angeles. Questo è il terzo vlog che vedete. Stiamo andando a Santa Monica e Malibu oggi. È una giornata meravigliosa. Ieri era un pochettino nuvoloso, poi alla fine è uscito il sole, però oggi è una giornata fantastica. E stiamo andando con questa meravigliosa macchina. Ok, lei è morta. Oh! Stavo guardando le foto che hai pubblicato, vedi? Sì, sì, carine. Smith! Che vista! E probabilmente adesso non sentirete più niente, quindi ci vediamo direttamente a Santa Monica. Yeah, we got pizza! And then we got also beautiful big box. Empty. Don't ask why. And everybody's vlogging, right? Everybody's vlogging. Ragazzi, abbiamo recuperato una pizza da una signora meravigliosa italiana di Ischia. Che io sto piangendo. Lei si è emozionata e io ho preso una scatola rosa vuota. Non mi chiedete perché. Abbiamo una scatola rosa. Comunque adesso, ok, abbiamo la pizza. Guardate che pizza! Pizza! Allora, confermo che a Los Angeles sanno fare la pizza migliore del mondo. Ecco qua. Ora arrabbiata. Ora spartirò con leggiadria. Allora, noi iniziamo con un pezzo che ce lo sostentiamo. Vedrete, io proprio non. Se non ti vado, non ti incontrare. Io sì. Però adesso il vento va bene così. Va bene uno, aspetta, vai. Ti passo un altro tovagliolo. Grazie. Questo è un momento topico. Io prendo quella col bordo. Vai amore, prendi quella col bordo. Tu amore? Io faccio il vlog. Va bene, adesso vai. Facciamola mangiare. Mangia. Oh, com'è? È buonissima. Buonissima. Scappottate a Los Angeles con la pizza e la scatola rosa. Ciao. Ciao. Arrivati a Santa Monica e qua abbiamo un problema.
cioè abbiamo poco tempo e un sacco di negozi che non, dove non possiamo andare perché dobbiamo vedere tutte le cose, molo, ruota, queste cose qua, quindi i negozi li possiamo fare. Caricando, sto caricando. Lei carica, 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 carica. Oddio che carina. Fai vedere il tuo profilo. Cazzo, non vale. Adesso ve lo faccio vedere il suo profilo. Dovete seguirlo assolutamente perché c'ha delle foto pazzesche. Non so come uscire. Il mio profilo, oddio, ce la faremo. Non possiamo mettere. Eccolo qui il suo profilo. Guardate che foto pazzesche. E molti gliel'ho fatte io di foto pazzesche. Ma adesso caricherò le sue. Guardate come sono vestita, sembro Britney Spears. E adesso andiamo a fare delle foto fighissime al molo qui a Santa Monica. E adesso dove andiamo? Adesso volevo farvi una foto qua. Ok, allora momento foto. Allora, questo posto qui, Uba Gump, è quello di Forest Gump. Infatti qui si fanno tutti quanti le foto. Si siede senza far vedere le mutande con le scarpe di Forest come si chiama? Forest Gump. Di Forest Gump. Bel piedone, amore. Sì, è enorme. Dove siamo? Ancora. Nell'altro vlog ho dovuto tagliare almeno 10 pezzi su dove diceva dove siamo? A Venice Beach. Perché dopo non ci credo minuti, abbastanza. Dove siamo? A Venice Beach. Siamo in mezzo ai giapponesi. Giapponesi. La gente ci chiede le cose. Ci chiede. Adesso qui c'è un posto dove possiamo prendere un caffè. Coffee Bean. E siamo nel molo di Santa Monica dove, se vi ricordate nei vlog vecchi, quelli di Los Angeles, io tipo mi sono fatta un pianto allucinante, però non era una giornata così bella, era tipo tutto nuvoloso, non c'era nessuno, la nebbia, anche tutte le giostre erano chiuse. Invece oggi sono tutte aperte. Despacito! Everybody clap, let's go. Everybody clap. Routine from the team. All right, here we go. Happy Thursday. First up. Giorno di shooting, oggi abbiamo scelto Santa Monica e con questo look un pochino Britney Spears, un po' school, Lolita school, giusto? Anastasia, sì, confermo. Esatto. E giustamente non potevamo scegliere altro luogo che in una parte di Santa Monica, con personaggi incuriositi intorno. Tutto fa brodo. Sei pazzesca! Bellissima! C'è un controluce meraviglioso! È vero? Sì, è vero, è vero, è pazzesco!
tu non sai di che foto ti sto facendo. Sì, c'è una luce giustissima. Dico il cartellino. E niente, adesso proseguiremo con questo shooting e ci rivediamo dopo. Allora, abbiamo quasi finito di fare le foto, così poi andiamo sulla ruota. Adesso facciamo gli ultimi scatti vicino alla ruota e poi ci saliamo. Poi ci sono sti ciurriti, una fame. Guardate che bello questo maglione cardigan barra giacca che è il suo. Barra pecora. Barra pecora. Pecora. La, la. Allora stiamo per andare sulla ruota. Sulla ruota finalmente. Eccola qua. Eccola. Sarà un momento molto emozionante. Io ho preso il pumpkin stone, sia un sasso di zucca, e amore mi ha chiesto, ma se mangia? Sasso. Va bene, a dopo. Allora ragazzi, abbiamo un problema. A parte la, questa qui è la Queen Mary, ossia la, spiegate? La nave gemella del Titanic. Ed è la reale Queen Mary. Ok, e stiamo andando noi al, praticamente questa, Dark Harbor? Sì. Dark Harbor, che è praticamente questa attrazione che fanno Halloween qui in America. Ora stiamo andando. Dove ci sono questi attori veri, adesso lo dico. Questi attori veri che sono tutti vestiti da mostri e. Io non la farò. Allora lei non la vuole fare. Mi sto sentendo male, ma male. Eccola qui Mary. Ragazzi, è veramente uguale al Titanic ed è la nave reale degli anni 50. Per questa cosa, perché sono emozionatissima, è bellissima e c'ho l'ansia, vi giuro, mi batte il cuore solo ad entrarci. Figuratevi quei mostri, io non ce la faccio, non entro. Cioè entro nella nave ma non entro. Ci saranno i fantasmi? Sì, no, chi lo sa, lo vedrete subito dopo la pubblicità. La faccio lo sconforto. Dai, entra, lei non vuole entrare. Tanto il prossimo video si vedrà che sei entrata. Eccola, beccatevi questa inquadratura del Titanic, Titanic 2. Sboom. No, quella è la Signora degli Anelli. Come la canzone del Titanic? Every night in my dreams I see you, I feel you. Ragazzi, mi sono... Guarda, guarda amore, guarda. Ma questo va bene. Vai, riprendilo amore, riprendilo. Se mi corre qualcuno appresso, io vi giuro su Dio che gli è meno. Non fare cadere su qualsiasi cosa, non lasciare il telefono, non farlo cadere dopo. No. Io adesso mi siederò da qualche parte, in un bar probabilmente, e aspetto loro, che poi mi lasciate da sola qua dentro. Dai cioè... amore, una la devi fare. No. Guarda lei, prendi lei, girati. Guarda che figo. Sei una deficiente. E mo guarda la cosa che ci ok, stiamo per entrare nella nave. Come guardate quanto è huge. Huge. Mi viene da vomitare. Allora c'era un clown e poi purtroppo che di tutta tutto il parco giochi ha acchiappato Elisa. Gli attori, allora, io già ho fatto due attori. Sono stata vergognosa, ragazzi, vergognosa, non sono entrata da nessuna parte. Però non è ancora la più bella, comunque, se venite qua a Los Angeles, al Dark Harbor, è The Feast. Amore, ma se lo spieghi. Dark Harbor, Queen Mary, il parco, cioè dovete cercare quello della Queen Mary se venite qui. È pazzesco e Elisa lo consiglia vivamente perché lei ha avuto così paura che non ha fatto niente. Però ha aspettato fuori da sola. Però comunque quello più bello è quello The Feast, dedicato proprio al tema della crociera della Queen Mary. Adesso vedremo questo spettacolo di questi bravissimi attori spaventosissimi. E insomma faccio più paura io così. Eccolo, guardalo, yeah, beautiful.
sta, sei innamorato di Elisa, lo intanto? Io fa nel... E comunque pure io potrei sembrare... Quella faccia di oggi, quella... La faccia di oggi, sì. Anche lui meraviglioso, guardalo, fantastico, pazzesco. Yeah, hello. Che sta chiedendo? What's that? Ah, ok, ok. Dobbiamo sederci. Anche lui pazzesco, guardatelo. Meraviglioso. E adesso vi facciamo vedere un po' di show, anche se io vorrei la birra. Ok, vediamo lo show. Allora, qui abbiamo perché si chiude, aspetta, ma qui abbiamo uno posto. Che non sono io, non sono io il boss dentro la gabbia del gatto. Oddio, ma perché l'avete incastrato così? Questo l'ha fatto eBay, è sportino, porco Giuda. Perché lui voleva, credo che lui volesse bloccarlo lì. Tu sta al muso, se tu esce. Oddio, ti prego. Amore, devi chiudere lo cazzo. Non si chiude, c'è il muro. Devo spostarlo, non si chiude. Se mi sono... Eccolo, posso... Non soffiare, quanto sei grasso. È spaventato, amore, di zia. Ma dove lo portiamo? Aspetta, mi chiedo io che dove. Allora, Elisa sta portando lo posso. Mi trasporti il ragazzo. Ah, tipo le luna di notte. Le luna di notte a Los Angeles, che faccio? Porto lo posso. Oddio, se sta spaventata, sta spaventata. Sì, bestia. Pesa un quintale questo posso. Oddio, che ansia. Questi pensano che andiamo magari dal veterinario. Invece no, abbiamo un posto che va rilasciato. Andiamo nella macchina. Ne faccio parte della forestale. Io posso, ma scusa, ha preso in quintale. Signor posso. Dai, esci. Vai. No, no, ma da... Che... Oddio. Ciao, posso. Guarda, guarda come scappa tu. Allora, siamo sulla Walk of Fame. E non ci crederete mai, ma c'è una capra. Sulla Walk of Fame c'è una capra. Realmente una capra olio. Era una capra? Che cos'è? Una capra? Io guardo le stelle, lei no, guarda la capra. Io. Era una capra? C'è una capra sulla Walk of Fame. Sì. Andiamo da Anna. Welcome to Hollywood. E dove stiamo andando adesso? Ma c'era il parcheggio o no? C'era Mama Shelter, che è un locale con una terrazza qui a Hollywood. Ok, e poi andiamo sulla Walk of Fame. Poi Walk of Fame, con le capre. Tutte queste pellicce sono gentilmente sponsorizzate da Ana. Anzi, ragazzi, lei ha un depop stupendo, con delle robe fighissime, cioè da noi introvabili. Quindi vi lascio il link del suo depop qua giù, se volete andarla a vedere seguitela, poi se volete prendere qualcosa vi garantisco io arriva tutto quanto. Ci mette 2 settimane perché è dall'America, però okay. Insomma arriva. Lei proprio fa una ricerca allucinante sui vestiti, su tutto, quindi andatela a vedere, io tipo mi sono rifatta il guardaroba da quando sto qui e ve lo lascio qua giù. Adesso andiamo a fare l'aperitivo. Guardate che bello, questa è la vista dal locale dove siamo.
Guarda di là che si vede downtown. Allora abbiamo abbiamo trovato un posto, ma in realtà non è il nostro posto perché c'è della gente dietro. Lei è Alex, è la ragazza che lavora per quel brand per cui stavamo facendo le foto. Ok, guardate che bella che è. I'm saying that you are beautiful. Qui c'è Anna che sta, si sta leggendo, leggendo in maniera leggiata. Drink. E qua c'è amore con gli occhiali oggi. Allora, come siamo? Siamo molto New York oggi, più che e dopo dove facciamo una amore, sto parlando. Vai. Dopo facciamo una passeggiata sulla World of Fame e poi a dormire perché domani andiamo a dire a Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Siamo sulla World of Fame ufficiale, cioè praticamente sulla strada con le stelline che stanno sia a sinistra che a destra. Tra poco arriviamo al China Theater che sta più avanti. Qui ci sono tutti questi musei, tipo quello delle sere, quello delle illusioni, tutti questi musei qua. No, c'è quello delle sere. Sì. Wow! That's it! E lei! Pensa che l'altra volta che ci sono stata dormivo qui, attaccata alla Walk of Fame. Ah, capito? Ero rich! E queste sono le Converse che ho comprato qui, poi vedrete tutte quante nell'hall. Una delle 25 paia di Converse che abbiamo comprato, perché siamo stati in questa specie di mall, cioè tipo di centro commerciale, e c'era questo negozio di Converse che aveva già i prezzi scontati, tipo Outlet, Castel Romano, Valmontone da noi, e ce l'aveva oltre quindi allo sconto del 50%, un altro 50%, praticamente abbiamo pagato 20 euro a Converse e là c'è stato un momento di euforia, l'abbiamo preso in 4 paia per uno di Converse. So che state rosicando adesso, rosicherei anch'io, ragazzi. Yeah. Per 20 dollari. Dorate. Le mie rosse sangue. Rouge. Sangue. A Los Angeles e incontrate Spider-Man qua davanti, non vi fermate mai. Ok, ti ha salito? Rompe i coglioni in una maniera lucida. Guarda, chissà perché, ma non mi sembra così strano. Qua andremo a lavorare per 20 anni, che sicuramente è la cosa. Guarda questo, allora mi faccio vedere. C'è un motivo per cui ci sono tutte cose egiziane, ma attualmente non me lo ricordo. Ok. Qua per terra, qui
per terra ci sono tutte le storie delle persone che sono venute a Los Angeles per fare fortuna e ci sono le storie di chi ce l'ha fatta e di chi non ce l'ha fatta. Ma vuoi stare? Tu ce l'hai fatta? Direi di sì. A venire a Los Angeles? Sì. Sì, direi di sì, nel complesso sì. Non ci lamentiamo, dai. Hector. Però non ci sono scritti i nomi di nessuno. Vabbè, questo ha vinto un Oscar, mi sa che è qualcuno di importante. Victoria Secret. Victoria Secret perché le mie follower interessa. Pink dall'altra parte. Questa è Victoria Secret. Victoria Secret e Pink di là che è praticamente la linea economica di Victoria Secret. Qua sopra c'è Alfredo, dove ho mangiato un piatto di spaghetti con le vongole più costosi della mia vita. Ma erano buoni almeno? Ottimi. Ah, meno male, dai. Amore, come te li faccio io gli spaghetti con lo zucchero? Non te li fa nessuno, eh. Io un po' che pasta t'ho fatto l'altra volta. La pasta è tipo, io mangio la pasta scotta col formaggio, so che è una cosa che può sembrare faccia schifo, ma mi piace. E lei li ha fatti con lo zucchero invece. Senza accorgermi, ma il bello è che. E io ho detto no, sono buonissimi. Scusate per sta faccia ragazzi, ma sta tipo stanchissima. Ma lei non se n'è accorta. Qui si salgono scale. Allora ragazzi, è il giorno dopo la Walk of Fame. Siamo sull'auto per andare là. Vabbè, aspetta, diciamo prima quante ore abbiamo dormito. 3 ore. 2. No, anche 2, sì. Proprio. Stiamo andando nella città più famosa del Nevada, ovvero Las Vegas. Tu questo entusiasmo fintissimo, tra l'altro. Fintissimo, perché stiamo morendo. Ho dormito poco. Quindi adesso cercheremo di dormire, sono 4 ore e mezza. No, 6 ore. 5 con ritardi compresi. Sì, quindi siamo partite caro alle 6:30, stamattina arriveremo alle. Abbiamo preso pelo. Pelo, stavo per perdere anche l'auto. Grazie alla guida top di Ana. L'abbiamo preso. E niente, ci vediamo a Las Vegas. Non andiamo per giocare d'azzardo, attenzione. No, io sono contro il gioco d'azzardo. Andiamo per enjoy Las Vegas.